Ciao ragazzi, eccoci tornati al solito appuntamento con Tiger. Allora, questo mese rimanete stupite dalle poche cose che ho preso. Ci sono anche andata due volte. La prima volta sono uscita senza niente perché, come vedete dal sacchetto, ci sono i fenicotteri. Ci sono i piattini, le tazzine, i bicchieri, quelli col coperchio, ma io ho già 1000 bicchieri col coperchio, piattini e tazzine non mi piacevano perché comunque non mi faceva impazzire il fenicottero che avevano utilizzato loro, c'erano i tovagliolini, eccetera, e le bottiglie di vetro, insomma queste cose qua. Io c'ero andata per la lampada a forma di fenicottero, era tutta rosa, bellissima, la prima volta non c'era. Quindi ero talmente disperata che non ho preso niente, ho detto vabbè ci torno, magari farò shopping la prossima volta, sperando di trovare anche la lampada, cosa che alla fine ho trovato, eccola qua. Allora, questa l'ho pagata, mi sembra 7 euro, sì, lampada fenicottero, è in plastica, eccola qui, e ci sono le lucine, guardate che bella, la metto laggiù dove era prima e torno. Eccola lì, vedete com'è bella, è bellissima, cioè non potevo non avere la lampada col fenicottero. Poi ho preso delle cose, insomma, random, ma pochissime, veramente poche. Ho ripreso le buste con le bolle, sono 4 buste, una azzurra, una verde, una rosa, una viola, per spedire i pacchetti. Mi piacciono un sacco queste buste qua, le compro spesso, vengono 2 euro e sono 4 sacchettini, alla fine 50 centesimi al sacchetto, ci si può stare tranquillamente, e mi piacciono perché sono colorate, insomma mi piacciono queste e compro queste quando le rimettono. Poi specchio pieghevole, ho preso uno specchio da tavolo, eccolo qua. E c'era in diversi colori, azzurro, rosa, giallo, verde forse anche, l'ho preso verde acqua, insomma azzurrino, verde, direi verde acqua, e l'ho pagato 3 euro, mi fa comodo insomma quando mi devo truccare eccetera, perché è veramente uno specchio bello, bello grande e quindi insomma è comodissimo. Poi ho preso, allora, ho preso 2 noodles al curry, questo è tutto sbriciolato ovviamente perché la Minù l'altro giorno si è infilata dentro il sacchetto e quindi me li ha sbriciolati tutti. Sono 2 sacchettini di noodle al curry identici, vengono 2 sacchettini 1 euro, quindi 50 centesimi al sacchetto, però li dovete prendere per forza insieme, insomma 2 per forza. Poi ho preso il moschettone a forma di cuore, guardate che bello, l'ho preso rosa ma mi piaceva anche quello verde da mettere alle chiavi, perché io ho già un moschettone rosa alle chiavi, però a parte che è vecchio è tutto rovinato, e poi ho un moschettone di quelli normali, questo qua a forma di cuore mi piaceva di più insomma, e quindi ho ripreso anche il moschettone a forma di cuore. E poi l'ultima cosa, ho preso le clip, queste qua che mi piacevano, cioè tutte le volte che ci andavo le guardavo, queste costano soltanto 1 euro e sono troppo carine, le ho prese da utilizzare, che ne so, come segnalibri, come fermafogli, sono troppo troppo carine, sono in metallo e sono enormi, guardate che belle, sono giganti, ci sono azzurre, verdi, viola e rosa, proprio come le proprio dello stesso colore delle buste, sono troppo troppo carine, queste le ho pagate 1 euro. E poi non ho preso altro, ci crederete? Anzi, ci credereste, non ci crederete, che dico, ci credereste, non ho preso altro. E però fondamentalmente c'ero andata solo per quella, e quindi diciamo che essendoci andata solo per la lampada ho preso anche troppe cose e niente, questo è il mio mini haul da Tiger. Fatemi sapere cosa avete preso voi della linea dei fenicotteri, vi mando un bacione, vi ricordo di aggiungermi a Snapchat, sono Elena Dreamer tutto attaccato, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, allora siccome sto usando già da un po' di tempo la BB Cream di Puro Bio, la vorrei mettere a confronto con il fondotinta che è già da un po' che sto utilizzando, insomma il fondotinta sta già insomma a una certa altezza. Questo è un pochino più scuro perché io provai il tester numero 3, poi per sbaglio ho preso lo 04, però insomma l'ho sempre utilizzato senza problemi perché le differenze sono veramente veramente minime.